Allora, nell'articolo di Super Wheels parlava del tuo famoso ma incidente a Corso Valencia, quel brutto mercoledì 13 novembre 2002 che certamente ha dato una svolta, non solo una svolta in negativo dal punto di vista professionale, ma così dicono gli autori di questo articolo, una svolta dal punto di vista umano, una svolta in positivo, cioè Paolo Casoli da quel mercoledì è cambiato come persona ed è diventato più umano, se vogliamo dire. Cosa hai da dire a questo proposito? Sì, questa è una cosa che tutti mi dicono e spesso quando vedo un mio ex, un mio amico dei tempi, mi dice, sei cambiato in meglio. Io dico, ma a me non sembra che sia cambiato in meglio, però se dicono tutti così vuol dire che è successo veramente. Mi dicevano che prima ero molto scontroso, poco disponibile, che a me non sembrava, perché mi sembrava di essere disponibile con tutti, soprattutto con la stampa, quando venivano, insomma ero sempre molto disponibile ed ero, caratterialmente sono sempre stato uno solitario, cioè abbastanza timido, perciò non ero mai in mezzo ai gruppi, facevo parte, avevo la mia famiglia e stavo un po' da parte. E non vorrei che questo fosse stato poi inteso come un essere superiore, essere, come si può dire, snob. Invece non era così, era solo perché sempre, da parte mia c'è una certa timidezza che mi ha fatto, facevo fatica a essere, diciamo, naturale, quindi, come tanti altri, quindi colleghi. Questa timidezza quindi andava in un'apparente aggressività in realtà, ma tuo carattere è sempre stato di fondo un carattere, se vogliamo, sempre tra virgolette, buono. Disponibile, io ero diciamo aggressivo e anche cattivo in moto sì, quando ero in moto non la perdonavo, e forse a volte fin troppo, però ho sempre guidato con l'istinto e non con la testa, infatti la mia carriera è piena di pecche per quel motivo lì, perché non ho mai usato tanto la testa, ho usato più che altro il cuore e l'aggressività. Però il mio carattere è sempre stato un carattere docile, tranquillo, insomma, non sono mai stato aggressivo, non ho mai mandato a quel paese uno che veniva o che mi chiedeva un autografo o un'intervista, anzi, sono sempre stato molto disponibile. Però se i miei colleghi, ex colleghi dicono così, vuol dire che qualche fondamento ci deve essere. Sì, aggressivo in pista senz'altro. Beh, davi tutto di te. Beh, è questo che i tuoi fan ha sempre apprezzato. Paolo Casoli, chi ama Paolo Casoli ama e ha amato comunque l'aggressività che avevi in pista. Hai dato tutto. Sì, è vero, però è stato anche un... pensarci ora è stato veramente una gestione della mia carriera malfatta nei termini più assoluti, perché avrei potuto vincere molto di più, avrei potuto avere molti più risultati e forse oggi non avrei avuto quel bruttissimo incidente che ho avuto a Valencia, che dal punto di vista sportivo mi ha eliminato completamente, perché mi ha cancellato, non ho più potuto fare ciò che amavo fare, ciò che ho fatto fino a quel tempo. Però dal punto di vista umano, diciamo familiare, ha portato a un mio divorzio nella famiglia, però questo mi ha dato una gioia immensa, che di aver riconosciuto un'altra ragazza, di aver avuto una bambina da lei che adesso ha 19 mesi. Perciò dico che questa cosa ha due lati, un lato terribile, un lato molto molto drammatico e un lato invece stupendo. Quello della mia nuova vita. Come spesso tante cose della vita. Ecco, allora prendiamo spunto da quello che hai detto, andando più nello specifico tecnico, per così dire. Partiamo dal tuo mondiale vinto. Il tuo mondiale vinto nel 97, possiamo dire, fu un anno perfetto con la Ducati. Sì, diciamo che è stato un anno perfetto, ma anche molto fortunato.
che la mia moto aveva tantissimi problemi, problemi che la moto ogni tanto si fermava e non si sapeva perché, ci sono i problemi elettrici che derivavano da alcuni pick up, invece poi alla fine non erano quelli, cioè, si cambiavano tantissime cose, un po' a casaccio, per cercare di far andare questa moto che ogni tanto si fermava perché non si sapeva perché. E perciò l'hanno pieno di soddisfazioni perché ho vinto molte gare, però anche molto fortunato, perché bastava, io mi ricordo che io vissi il mondiale a Sugo, in Giappone, a Sentul, che era la penultima gara, a Sentul, che era l'ultima gara, io andai in pista, ero primo, la moto si fermò e non arrivai al traguardo. Guareschi, che era secondo nel mondiale, vinse la gara e arrivò secondo nella classifica generale del mondiale a un punto di Roma. Perciò se io non avessi vinto il mondiale, non avessi vinto la gara del Giappone, avessi fatto secondo, perdevo il mondiale. Beh, come poi l'ho persi tanto. Esatto, esatto. Sì, perché accanto a queste combinazioni che tu definisci fortunate, che comunque sì, vabbè, provengono sempre dal talento che indubbiamente avevi, hai anche perso soprattutto due mondiali. Un MB6. Mondiali che sono stati persi, uno con la Ducati sul campo a Brands perché condizioni meteorologiche particolari, sbagliai nettamente la scelta delle gomme e li persi il mio primo mondiale. Il secondo invece con la Yamaha a Imola l'ho persi perché mi buttavano per terra, perciò questo è stato un altro evento sfortunato. D'altronde nella carriera di un pilota la fa, le doti la fanno anche più bravo, perché se hai le doti ma sei sfortunato non vai da nessuna parte e viceversa. Sì, perché se non avessi conquistato il mondiale del 97 rischiavi di essere un pilota forse eterno, il famoso eterno secondo, che comunque Mamola, esatto, Mamola è rimasto grande pilota, però l'avevano timbrato come l'eterno secondo ed eterno secondo ed eterno secondo è rimasto, anche perché Mamola anche lui era un pilota che molto generoso nel suo modo di guidare, molto amato, comunque ricordato dai suoi fan. Chi ha visto guidare con quelli dei miei tempi hanno visto guidare un grande, perché insomma, esatto, ai tempi c'era Andy Mamola, c'era Kenny Roberts, poi arrivò Freddy Spencer, comunque era uno dei grandi, però che non riuscì mai a vincere un mondiale. Lui il suo cartellino aveva Andy Mamola vice campione del mondo. Esatto. Che non sei l'ultimo, però non sei neanche il primo, sei il primo dei perdenti, perché il secondo comunque sia rimane un po' come era, andando più dietro ancora, il famoso Renzo Pasolini. Renzo Pasolini era quello che era poi veramente l'eterno secondo, anche lui molto molto generoso, e lui l'ha pagata, purtroppo l'ha pagata, come sappiamo bene, molto 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 caro. Va bene, ti ringrazio Paolo e alla prossima, grazie di questa splendida intervista, ciao.